Ed ecco la voce, dopo il sento rindoc. Gallina mi! È un popolo intero che canta, è un popolo intero che prega. I festeggiamenti della Madonna delle Galline sono iniziati con il rituale gesto dell'apertura delle porte del santuario. Alle 18 l'apertura tra canti, naccheri e tamburri, con la festa che è entrata nel vivo, in attesa della processione della statua lignea che domani mattina partirà in giro per la città. Intanto ieri nella diretta della nostra emittente, al fianco del nostro direttore Aurora Tor, lo storico paganese Fiorentino Di Nardo e il vicario foraneo Don Enzo Di Nardi hanno commentato l'apertura tra una folla composta e festante. La statua viene celata per un anno intero, ma c'è anche un altro motivo, non è solo quello. C'è il culto alla Madonna del Carmine, la Madonna del Carmine è rappresentata dal quadro. La statua è stata fatta per consentire una processione. Sapete che l'uomo è fatto in un certo modo, ha bisogno, per credere ha bisogno anche di vedere. È una statua con le sembianze umane, ben si presta a questa visione. Oltretutto portare in processione un quadro e poi farci appollaiare sopra i colombi non è possibile, mentre la statua, diciamo, ha più spazio, essendo tridimensionale c'è questa possibilità. E dopo però, tra una settimana, cioè tra 10 giorni, la statua viene riposta. La Madonna del Carmine è quella che si venera nel quadro posto sull'altare maggiore e da là si riprende, o meglio si continua la nostra storia. Praticamente il canto dice si ritira a calà dell'ora, la calà dell'ora significherebbe con il tramonto del sole. In realtà l'anno scorso la statua è tornata in chiesa ben oltre la mezzanotte, e questo perché? Si spera che quest'anno non sia così, non sarà così, Don Enzo? No, quest'anno abbiamo visto dove ci sono stati i ritardi l'anno scorso e abbiamo ovviato questa. Diciamo, posto fatto il progetto, poi si va a limare basandoci anche sull'esperienza dell'anno precedente. È chiaro, sarebbe stupido ed assurdo, però il problema nasce dal fatto che tutte le strade vogliono, pretendono, oserei dire, che la processione passi davanti a loro. È una sorta di benedizione, credo. Sì, è chiaro, la Madonna che passa, che posa il suo sguardo materno su tutta la popolazione, è un momento forte, è uno di quei momenti ai quali Aurora facevi riferimento tu qualche minuto fa. Questa processione ha
a tanti momenti specifici, ognuno dei quali presi isolatamente non avrebbe senso, ma che presi tutti quanti insieme stanno a rappresentare l'anima del popolo paganese. Il paganese oserei dire che si identifica nella processione.